E ok, siamo qui dopo questo bel riassuntone, andiamo finalmente all'Afterlife e vediamo di dare inizio all'evento che ci porterà a dare il via a tutta quanta quella che è la trama. E intanto che andiamo là, che andiamo a raggiungere Dexter DeShawn che ci spiegherà come si svolgerà il colpo, io lo farò mangiando perché è domenica sera, non ho ancora mangiato. E vi spiegherò una cosa, ragazzi, è inutile che diciate che i broccoli fanno schifo, perché sinceramente secondo me siete voi che non sapete fare a cucinarli. La semplicità è la chiave in queste cose. Tanto voi dovete tagliare i broccoli a pezzettini molto piccoli e poi dopo li mettete in padella con un pochettino di burro, un po' di acqua e un po' di aceto bianco e salsa di soia o sale se non vi piace la salsa di soia, e li cuocete finché non diventano morbidi al punto giusto ma rimangono appena con una punta di croccantezza. Detto questo, cominciamo e vediamo qua che c'è il nostro Jackie che... Madonna santissima, mamma, te lo dico, che parla con la mamma e pizza il cuore. Ti voglio bene anch'io, mamma. Era ora, amica. Mi sembra eccitato. Sembra che hai appena corso una maratona, tutto bene? Anni da mercenario e sudo ancora come un maialino arrosto quando parlo con mia madre. Ma da domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby. L'Afterlife è un nome piuttosto conosciuto. Alcuni dei lavori più grossi dei Clan Nomadi sono stati organizzati qui. Non mi sorprende, non c'è posto migliore a Night City per trovare un lavoro. Madonna, raga, non puoi... a perdere la verginità? Andiamo. Ah, spero di non perderla nel c***o, verginità, però d'altro canto a questo mondo si dice che si ottiene quello che ci si merita. Voi pagliacci chi sareste? Sono V e questo è Jackie Wells. È un nome che dovrei conoscere. Lo conoscerai presto. Siamo qui per vedere Dex. Ehi, Dex, ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Dice di dargli due minuti. Magari andate a farvi un drink. Io ho per ricevere un cuore di Night City. Eccolo qui. Che pulsa. Lo senti? Io ho sentito che ho una digestione in atto, che è una roba micidiale. Che vi porto? Ordina tu. Puoi portarmi tu, cioè volevo dire, puoi portarmi tequila. Due Johnny Silverhand in arrivo. Quindi detto questo, ci facciamo un paio di drink con i compari e poi andiamo a incontrare il nostro caro Cicciabomba. Non farò assolutamente lo sniccione per quanto riguarda gli accordi segreti. Diventeremo dei pezzi grossi. E quindi brindiamo al colpo. E dopo questo andiamo a vedere cosa ha da proporci Dex. Seguiamo questo gorilla affetto da mutismo selettivo. È di incontanti come al solito. Devo andare. Arriviamo qui dal nostro caro Cicciabomba DeShawn. Tutta la famiglia riunita. Finalmente! È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Guarda qui, il nostro bel ragnettino mecha robotico. Cominciamo a parlare del piano e di Evelyn Parker. Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del... Diciamo che abbiamo fatto la ricognizione del Compact Plaza con una bellissima brain dance. Credo che e sicuramente non faccio lo sniccione sulla nostra cara amica Evelyn. Voleva vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Dovremmo fare tutto quanto in stealth, senza fare nemmeno una kill. E dovremmo entrare nell'hotel del Compact Plaza senza nemmeno portare chiaro dietro il ferro. Perfetto. Quindi non si spara, sarà un casino. La vostra carrozza vi attende fuori. Quindi adesso il nostro caro ciccionissimo amico se ne va. Andiamo, non ha senso aspettare. Saremo ricchi, Woody. Mentre noi e Jackie prendiamo il Flathead e ci ritroviamo nel taxi gestito dai più sciccoso di tutta Night City. I vostri problemi restano fuori. Porca puttana. Lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Ehi, come vanno le cose? Presto arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e criptata per guidarvi nel compagni. Vi prova a chiamare Jackie, vediamo se siamo sincronizzati. Ho delle interferenze. Di qualcosa, Bug.
I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Come, scusa? Aristotele, quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti ricevo. E tu, V? Voglio più Aristotele. Dammi più Aristotele, Resto in contatto. Quasi dimenticavo, niente ferro, Quindi adesso lasciamo l'arma in macchina e si comincia. Versiamoci l'ultimo drink della carriera di Oh, accidenti. Boiler. Siamo all'hotel, Bug. Ricorda, la prenotazione è a tuo nome, Ramon. Benvenuti al Compeghi Plaza. Prego, entrate in fila indiana. C'è qualcosa? Aia, hanno rilevato il grosso ding dong di Jackie. Siamo mercanti d'armi. È qui per vedere Taki-san. Accetti le mie scuse per il disturbo. Fammi fare il check-in, squinzi adorata. Certo. Solo un momento, prego. Perfetto. Avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Merda, questo non era previsto. Di qualcosa, vi fermala. Non sarà necessario. Ma Taki-san vi sta aspettando, no? Porca taci. Oh, certo, capisco. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Prego, tutto tuo, Anna. Sembra tutto a posto. Ho fatto bene a perdere tutto quel tempo con il sito delle poste e farmi convalidare lo speed. Dove si va, Jackie? Di qua? Jackie, non hanno chiesto il green pass qua dentro, ma cos'è sta storia? Marnie Broccoli. Il bar non sembra male. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni. Se preferisce, ci sono gli sgabelli al banco. Certo, ora controlliamo la stanza. Occhi sul premio, Jackie. Occhi sul premio, ubriacone di m***a. Cosa succede se rubo dalla valigia di qualcun altro? Niente! Ci siamo. Ora accendete il flathead e trovate l'accesso al condotto. Dov'è il condotto? Attiva lo scanner, guarda in giro. Vediamo dov'è. Eccolo. Bene, Jackie, il flathead è a posto. Tutto pronto. Dai, ragnone, vai dentro. Bisogna passare al controllo manuale. Vi, usa lo shard di controllo che ha Jackie, così puoi guidare il bot. Ok. E si passa al controllo del ragnone? Ehi, torna sull'altro canale. Si può chiudere la gente fuori di casa? Portalo al prossimo lavoro. La rasata è compreso. Nel distretto da cui vengo. Una settimana è tutto quello che possiamo promettervi. Ci proveremo. È tutto quello che posso promettervi. Non mi ricordavo che fosse così lenta questa parte. Puoi ritornare a quella dove c'erano le tette lì? Perché le missioni di intro devono essere tutte così maledettamente lente? Vai là, guarda, entra nel c***o di condotto. Pare che abbia dei problemi. Cazzo. Ma la cosa più drammatica è che io sono arrivato all'ultimo broccolo. C'è un'altra telecamera dall'altra parte, ma è disattivata. Ok, ci siamo. C'è un residente. Come previsto. Il flathead dovrebbe neutralizzarlo. Cristo. Mi collego alla rete principale del Compeghi. Tu slocati. Vi, rilassati, ok? Riposati un po'. Beh, vediamo se c'è qualcosa da rubare allora. No, non c'è un c***o da rubare. Però possiamo vedere quanto c***o è ganato il personaggio. E non avendo nulla da rubare, ci si aspetta le nostre belle due orette qui a fare. Dove sei andato? Eccoci in pista. Sicurezza dell'attico. E sono partiti. Yorinobu è arrivato in hotel e adesso andiamo a prendergli tutto ciò che è nostro. E ora si va all'attico. Ragazzi, concentratevi. La cassaforte. E fate in fretta. Perché? Che fretta c'è? Lì, sotto la base. Cerca un interruttore. Interruttore, ma non c'è nessun interruttore. Non c'è tempo. Oh, non c'è tempo. Io cosa appena ho trovato? Il Nobu ci abbia lasciato un regalino. È granché, ma ci accontentiamo. E ho trovato l'interruttore. Ho trovato qualcosa. Mi
Io ho trovato qualcosa, maledetto. Vediamo che è stata la pistola di Yorinobu. Bomba, caffè, questa per fora. Già che ci siamo. No, diamo la capacità tecnica, così possiamo. Il tuo link e rendi giri. Bene. Si comincia col furto. Tocca a te, Dale. Dammi 3 secondi. Dai. Abbiamo ospiti volanti. Merda, Yorinobu viene verso l'attico. Oh, fa il culo! Apri la cassaforte! Ci sono quasi. Fatto. Dai. Bene, andiamo. L'attico, dai. Dai. Merda, troppo tardi. Yorinobu sta entrando. Nasconditi. Oh. La colonna più grossa. Ehi, scherzi! No, dentro, subito. Fuck. Oh. Siamo dentro. Il che non risolve il problema, T. Impossibile, quello è Adam Smasher. La guardia? Peggio. Peggio? Lo sai che invece a me viene da scorreggiare qua dentro. Si chiama Chemical Warfare. Saburo Arasaka. L'imperatore. Kubi o tsukkomanai de kure tte yutta daro. Oh, cazzo. Asushite kure. Incredibile, cazzo. Saburo Arasaka. Jackie, vuoi stare zitto? Watashi ga kizukanai to demo omottano ga koremade omae no gukou ni wa me o tsurutte kita. Daga sore mo koko made da. L'ultima parola viene detta, non viene recepita come avrebbe dovuto. Ah! Jackie, non guardare, sei un'anima sensibile, questa cosa ti rimarrà impressa. Colazione e parricidio. Vorrei mettere l'hotel in isolamento. Posso chiedere perché? Puro Arasaka è stato assassinato. No, brutta merda. Ci metti a soquadri piani adesso. Codice rosso in vigore in tutto il Konpeki Plaza. Non lo so, che Tareka stinto comuta. Che cazzo è successo lì? È ora di telare, rega. Sapete che vuol dire? Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Devi tirarci fuori di qui, subito. Ho un secondo. Non ce l'abbiamo un secondo. Cazzo! Ok, ho qualcosa. Dalla finestra. Porca puttana, Saburo Arasaka è morto. Fa strano persino a dirlo. E io gli rubo gli accendini. No, non adesso. Cosa non adesso? Oh, Cristo santissimo! Abbiamo perso te! Cazzo! Siamo dei pezzi grossi! Contento, Jackie! Oh! No! Facciala, Jackie! Non mi piace. Guardare giù! È il dramma! Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo! No! Non mi piace manco per il cazzo! Io già soffro di vertigini e medesimarmi troppo in questa roba non mi piace. No. Aiaia. Oh, Cristina d'Avena. Oh, merda! Per un pelo. Il relic! Come sta il biochip? Integrità biochip al 94%. Ah, dai, non male. Continua a scendere. Oh, no. Che cazzo sta succedendo? Abbiamo un problema. Il criocontenitore è danneggiato. Ah. Oh. Voi due deve inserire il relic nella sua porta neurale. Non mi sembra sicuro. No, non lo è. Aspettate, più rischiamo di perderlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Jackie, questo offende la mia sensibilità. Voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Ci stiamo provando. Dobbiamo in qualche modo raggiungere la Nobby. Queste sono brutte notizie, Jackie. Ho finito la birra. Abbiamo la pistola, ma non è silenziata. E bisognerà fare poco rumore. Vediamo chi c'è qua sotto. Violazione di protocollo. Cibiti. Ping.
Abbiamo Pinco e Panco. Entrambi. Hanno localizzato i residenti e un robot da combattimento modello Flathead. I droni hanno rilevato delle minacce al piano dell'acqua e hanno aperto il fuoco. Yorinobu Arasaka è stato evacuato. Cosa abbiamo? Yorinobu. Un silenziatore farà comodo. Ci saranno delle guardie. Sì, il silenziatore fa sempre maledettamente comodo. Occhio. Ok. Là c'è una telecamera. Attenzione! Wow. Codice rosso in vigore in tutto il Compagni Plaza. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni. Vieni qua. E rimaniamo qui dietro. E quando si volte per guardare Rete 4, noi lo prendiamo. Ma fuori dal coro, è stato tolto dal palinsesto. Vediamo se ci sono altri suoi amichetti in giro. E dal flusso di dati non parrebbe. Quindi andiamo dietro di lui e gli chiediamo: Cucù, chi sono? Non hai ancora indovinato? Allora sei troppo scarso per rimanere tra di noi. Vediamo. Porca b***a, così a buffo? Cosa c'è là sopra? Non lui. Di qua nessuno. Allora, scusi signore, qua volevo farle notare che c'è uno che è svenuto. Io non so se... Ah, oh, no, anche lui. Ci deve essere qualcosa nell'aria. Jackie, respira piano. Jackie, ho detto respira piano. Un computer? No, non è un terminale, cazzo. Vieni fuori con le mani. Vieni fuori con le mani in alto. E questo da dove è comparso? Tinculare. Ciao. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni. Oh oh oh. Distraiti. Rimani distratto. Ti sei distratto, mi dispiace, hai vinto un premio. Posso? Fammelo marcare! Non me lo fa marcare!
Ciao, avresti due minuti per parlare con me di Geova? No? E allora andrà all'inferno, insomma, cosa devo dirti? Io ci ho provato. Una granata EMP. Ok, ancora il mimetismo ottico equipaggiato, quindi questo può andar bene. E una granata EMP in più non dà sicuramente. Ok, controlliamo un po' queste telecamere e vediamo di sfruttarle al meglio. Sembra che. No, chi sei tu? Ma la... Vieni con me. Faccio vedere un posto bellissimo. È tipo qua dietro dove nessuno potrà trovare il tuo corpo esanime. C'è che mi... Quello deve sbuca fuori. Oh merda. Là. Ero sulla tua tomba quando avrò finito. Tomare Omo. Ti vedono. Ehi là. Dove sei? C'è qualcuno? Sicurezza, aprite! Contatto col nemico. Attacco! Oh cazzo! Ah, dov'è la mia spada quando serve? Perché? Perché mi hanno ritirato la parte più utile di me? Ok, la situazione stealth è andata a farsi benedire. È spento! Da! Funziona! Oh cazzo! Oh no! Chi l'avrebbe mai detto? Disattiviamo la telecamera. Nessuna minaccia rilevata. Se io provassi a ritirarmi qua. Non posso tirarli col fischio, perché no? Aprite! Jackie, che fai con le valigie? Bombolo! Bella la TV, vero? Bella. Un dato. No. Vieni tu qua, scusa. Mamma mia, anche tu. Ale. Bene, spogliamocela. Merda, è spento. Jackie, è spento. Andiamo di soppiatti, guatti come gatti, all'altro ascensore. Oh no. Che
è quello. Ha degli amici, spegni la telecamera. Madonna, le cose stealth, che gusto, ma che... Aiaia! Vedono! Dove vai? Attenzione, controlliamo piano per piano. Ancora niente. Ti vedono. Idem, fermate. Vedono anche gli ascensori, bisogna farlo fuori. C'è una minaccia rilevante. Lo shard può aprire la porta. Fai la ninna, non farti vedere, i tuoi amici stanno al sicuro. Perché non... Attenzione. Guarda ancora un po' la televisione, dai. Controllo l'area. Sì, controlla, controlla. Bell'avvio. Dai là. Aria. Salve. Olè. E mi bevo pure le tue vite. Jackie, muoviti. E si va nell'atrio. Sapuro Arasaka. E di tutti i cazzo di giorni, proprio oggi è una divina commedia di merda. Ti gara sontoso. Risparmia le forze, Jackie. È stata corta. Credi che stia facendo? Tranquilla, mi. E usciremo vivi. Perché non lo dici a T-Bug? Prendertela con me. Quanto c***o ci metti? Oh. Uia. Occhio lì, hanno telecamere. Sì. Signore, lei sale? Non posso disattivare questa telecamera con l'altra. Ah, che due. Posso collegarmi? Estraiamo un po' di dati allora. Bomba, 2 in 1. Vediamo se c'è rete locale, perfetto. Spegni la rete locale. Questa è la telecamera? Sì, ora sono tutte spente, quindi dovrebbe andare tutto bene. Dovrebbe andare tutto bene. Fischio, vieni qua. Inizio il pattugliamento. Vieni qua, bru. Jackie, dove c***o vai? Sbrigati. Lo sto tirando qua e tu di un babbeo. Dove c***o arriva questo? Ehi là, dove sei? Io sono proprio qui. Signore, le trovo una sistemazione. Le può andare bene in questo anfratto? Guardi. Come gatti stai zitto, Jackie, stai. Jackie, ti strighi dai m***o. Stai solo peggiorando le cose. Vienimelo a dire, Maurizio Merluzza. E bomba, ragazzi. Grazie. Ciccio, perché non vai di là? Lo senti quel rumore? Distraiti. Che devo chiamare l'ascensore? Perché non posso accoppare quello? Vieni dentro, Jackie. Jackie, ti... Porca puttana, Jackie! Maledetto c***o. Non potevi scegliere di morire un altro c***o di giorno? Dai. Sto perdendo sangue. Beh, ce ne eravamo già accorti di questo. Dai. Fuoco! Oh, oh, oh! Circuito, un topo arma. Neutralizzatela! Ciao, 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 ciao! Ricevuto! Me l'ha fatto fare di scegliere solo la pistola. Mangiati questa! Formazione di accerchiamento! Cerchi, mi sta ne... Headshot! Non può essere! E invece è proprio così, e ti ne ho fatto un altro di headshot. E... E... Tua sorella in trappola, vi ho già dimezzati. Si sta nascondendo!
nascondo. Certo che mi nascondo, cazzo. Io c'ho solo una pistola. Oh, capuzzella, fai capuzzella. Fai capuzzella. Oh, ha fatto capuzzella. È rimasto l'ultimo porcellino. Dove vai? È ferita! Continua! No, continuate a pigliarlo. Guarda qua, eh? Sacco di. È tornati. Dei vostri problemi. Sì, sì, il c***o della main. Comincia a pestare sull'acceleratore. Niente male. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Sarà meglio. Siamo inseguiti. Oh, che c***o è? Oh, merda, don't smash. Della main. Venivano ostile, ci ha agganciato. Ci penso io. Ecco, tiro giù i finestrini e... Dov'è? Dov'è il... Oh, c***o. 3. E il quarto... Il quarto stile eliminato. Ottimo lavoro, Dan. Ce l'abbiamo fatta, Jackie. Ci siamo riusciti. Portaci da un visto, ripresto. Subito. Sono desolato, ma non è possibile. Fanculo l'autorizzazione, fa quello che dico. Le suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. Andrà tutto bene. Rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Il mio chip. Tienilo stretto per me. E siamo arrivati a quel punto della storia in cui il nostro Jackie passa tra i più. Andiamo a scoprire cosa ci riserva questo futuro non esattamente delineato come roseo. Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Andrò alla famiglia. Vorrebbe andare dalla sua famiglia. Il signor Deshawn l'aspetta nella stanza 204. Hasta luego, gringo. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Andiamo da quel ciccia merda. Bello questo hotel, di lusso. Toc toc. Avanti! È arrivato Gorilla. Ti aspetta. Sei sulla bocca di tutti. E Jaxter è in macchina. La notizia bomba. Sì, Ellie è morto. E il relic? Niente, purtroppo. Hai idea del casino in cui mi avete trascinato? Chiunque c'entri è spacciato! Calmati, Lardoman. Sei tu che ci hai cacciato in questo casino! Nessuno vi ha chiesto di uccidere il vecchio! Non siamo stati noi! Dillo ai ninja della Arasaka che ti stanno alle costole! Ok, dobbiamo definire una strategia. Ma prima... La tua faccia, hai sangue dappertutto. Il bagno è lì. E voi intanto cosa fate? Giocate a 3-7. Falcon Punch! Aie, aie, Bradworth. Perché sei lì, te? Falcon Punch! Non posso rischiare. Ricordi la prima conversazione? Che cazzo fai? Nessun finale esplosivo per me. Oh no, Cyberpunk e il Relic hanno molte cose in comune con una Battle Vest. Sono pieni di patch e comunque questo non migliora la situazione. Qui comincia un flashback dal POV di Johnny Silverhand, che dopo un suo concerto va con un manipolo di Noglobal sovversivi a mettere una bomba nucleare nella Torre Arasaka. Se prima sembra andare bene, poi veniamo randellati da Dan Smasher, catturati da Saburo Arasaka, che usa il Soul Killer e che trasforma la personalità di Johnny Silverhand in un engramma virtuale che per il trauma del chip si risveglia in noi.
partono altri 15 minuti interminabili di cutscene interattive dove conosciamo Takemura, guardia del corpo di Saburo, che ci viene a salvare, spara Rex, viene seguito dagli sgherri Arasaka e infine ci porta da Victor, che riesce a curarci dopo molte ore di interventi di emergenza, ma ci rivela che abbiamo l'equivalente cibernetico di un tumore inoperabile al cervello grande come un pompelmo. L'engramma di Johnny Silverhand si è riattivato in noi e ci vuole sovrascrivere. Misty, gentilissima, ci riporta a casa. E poi è morto. E io pensavo che sarei morta con lui nel sonno. Non fissarti su questo, V. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. Ok, e gli altri? La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. E questa è la pillola blu. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Ok, ci dai anche la possibilità alla Marco Cappato? Interessante, sempre utile. Ho un'altra cosa per te. Vic te l'ha estratto dal cranio. Suggestivo, oserei dire. Sei un vero tesoro, Misty. Per cui mi ricordi Siuxi di Siuxi and the Banshees. Bella, facciamoci un sonno. Ma mi porti via la sedia a rotelle, se mi servisse. Devo andarmene da qui, capisci? Oh no, chi è questo? Cerchi di ostacolarmi. Yo, qui il servizio in camera, c'è un fan degli MCR qui che mi sta dando fastidio, per favore. Ho bisogno di una sigaretta. Yeah. Non fumo. E allora va a comprarle. Devo fumare per l'ultima volta. Porca puttana, cazzo! E tu che razza di gioia avresti? Levati dall'ectopalle! Ma come cazzo ti permetti? Creepy? Oh! Bellissimo! Per chi lavori, dimmelo! Ma che cazzo vuoi? Cazzo! Cazzo! Hai realizzato! Fottuto chip! Esattamente. Lo strappo con le mie mani. No, aspetta! Sei proprio un prenderò io il controllo. Hai sentito? A mai più, stronzo! Ecco, e fatti dare anche un pochino. No, così no. Beach Slap, così. È solo una copia dell'engramma. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Madonna, che svarioni. Fammi raggiungere le pillole. Lasciami in pace! Vaffanculo, cazzo! Esci dalla mia testa, porca cazzo! Puttana. Ho preso sbronze meno moleste. Mi senti, troia? Un proiettile nel cazzo di cervello. Ma vai a fare un c***o. Olo fantasma del piffero. Quindi è stata tutta un'allucinazione. Che schifo, tirati su, che ti prendi tutti i funghi, mancano le piscine pubbliche, una roba così. Merda. Dopo tutti questi chili di svarioni, un riassunto, oserei dire quei fiocchi non venitemi a dire il contrario, oserei dire che si può concludere dicendo che da Antrace e da V è tutto. E ci vediamo alla prossima volta.